La rinascita del Teatro Giordano di Foggia, ieri l'ultima replica dell'Andrea Chenier, opera dell'autore a cui il teatro è dedicato e di cui ricorre il 150° anniversario della nascita, il servizio di Sergio De Nicola. Eccolo Andrea Chenier, magistralmente interpretato da Stefano Lacolla, mentre insieme a Maddalena di Coigny, Cristina Piperno, va al patibolo dopo essere stato ingiustamente condannato a morte durante la Rivoluzione francese. Quasi 6 minuti di applausi per i 180 tra musicisti, attori e cast tecnico. Anche questo un segno del lungo digiuno, 15 anni, della lirica nel capoluogo d'Auno, al termine della seconda e ultima replica dell'opera più famosa di Umberto Giordano, dramma di ambiente storico in 4 quadri, proposta alla città di Foggia grazie ad una mega produzione del comune, che ha visto la collaborazione di enti come il Conservatorio Giordano, l'Accademia di Belle Arti e l'Università, e le fondazioni Banca del Monte e Apulia Felix, con il sostegno di Amiu Puglia e del Teatro Pubblico Pugliese. L'opera ha dato il via alle celebrazioni per il 150° anniversario della nascita di Umberto Giordano, il grande compositore foggiano a cui è dedicato il teatro, il secondo più antico del Sud Italia dopo il San Carlo di Napoli, sdoganato a livello mondiale dal film Philadelphia con Tom Hanks e Denzel Washington. Nella scena in cui il malato terminale di AIDS traduce al suo avvocato i versi proprio dell'Andrea Chenier. È Maria Callas. È l'Andrea Chenier. Umberto Giordano. Prossimo appuntamento con la lirica giordaniana 5 e 7 maggio con Giove a Pompei, direzione della foggiana Gianna Fratta, quasi certamente un altro tutto esaurito.